L'inizio della fase 2 a Senigallia si prospetta in questa situazione. Le spiagge del lungomare si stanno popolando di vari runner, pedoni. A pochi metri dalla battigia, invece, a rilento e a fatica, gli operatori balneari stanno iniziando i propri lavori di manutenzione. La Regione Marche ha autorizzato da oggi le passeggiate individuali in spiaggia, senza assembramenti e nel rispetto di tutte le misure anti-Covid. Diversi cittadini che hanno approfittato della giornata di sole e temperatura favorevole per tornare a camminare, non tutti indossando la mascherina, ma mantenendo la distanza di sicurezza sociale. La prima passeggiata dopo la Sì, fine la diciamo, prima volta che del mi allontano da casa. lockdown. Che sensazione ha assaporare quest'aria di Una bella mare? sensazione di libertà, di respirare aria buona, pulita, nonostante tutto, però dai, siamo positivi. Come ha passato questa quarantena? No, dai, tutto sommato abbiamo fatto questo sacrificio per il bene di tutti, era assolutamente necessario, quindi siamo stati ovviamente in casa, io ho anche dei figli, quindi sono stati molto bravi anche loro. E ecco, oramai speriamo di ritornare pian piano verso la normalità. Com'è stata questa giornata di ripartenza? Siamo in piena fase 2, è iniziata. La giornata è buona, però ci vuole un po' di sicurezza perché io penso che ormai fa più attenzione che nel passato, perché siamo un po' più liberi, però c'è un po' più attenzione, ci vorrebbe. Lungo l'Arenile c'è anche chi tra corse mattutine e passeggiate si è fermato per fotografare la rotonda a mare. Stavo fotografando la rotonda, gli è mancata. Beh, mancata no, non è che sia, io abitando qui, diciamo che è una meta delle passeggiate, quindi cerchiamo almeno da questo punto di vista qui di tenerci e di recuperare un po' di forma, di smaltire qualche chilo che si è accumulato come tutti e speriamo appunto, le prospettive sono quelle, che si possa uscirne fuori abbastanza in fretta e che si possa ricominciare a vivere. L'inizio della fase 2 è iniziata dunque in tranquillità a Senigallia, già dalle prime ore del mattino, anche per diversi proprietari di concessioni balneari in azione per i lavori di manutenzione delle attività. Difficile mantenere le distanze e le regole che ci saranno. Ancora non c'è niente ufficiale, ma ci saranno regole e praticamente sarà difficile, però bisogna riaprire e andare avanti tanto. Che capienza ha la vostra spiaggia? Quanti ombrelloni? Abbiamo 100 ombrelloni e facciamo diversi lettini in riva al mare, però con le direttive nuove più o meno dobbiamo ridurre del 50%, quindi diventeranno 50-40 e State provando già la posizione degli ombrelloni? Avete già provveduto? il fratello del mio socio, dell'altro ragazzo, è architetto e ci aveva già fatto il piano spiaggia e già ne ha fatto uno nuovo per questa stagione qua. Stiamo aspettando le regole per poi mettersi a norma. Io sto con molta calma perché pensare al 29 di maggio, sì, noi in teoria saremmo quasi pronti. Gli altri anni in questo periodo avevamo già messo gli ombrelloni e preparato la spiaggia. Siamo arrivati tardi, col tempo meraviglioso che c'è stato marzo-aprile, una roba. Quest'anno sarebbe stato fantastico, ecco. Ci aspettavamo un boom di gente, invece questo è. Nonostante la registrazione di altri 44 casi di contagio al coronavirus rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 557 tamponi analizzati, fra i commercianti c'è una forte determinazione a ripartire e riattivare le proprie attività nel rispetto delle norme in vigore. Aspettiamo che il governo ci dia la data con cui noi possiamo aprire e in che maniera possiamo aprire. L'importante è sapere bene le regole. Quanti coperti riuscirà a garantire? Allora, noi nella sala interna normalmente mettiamo 70 coperti, adesso con queste nuove regole non ci sarà più di 20 coperti.